Con Gianni Cantaloni cominciamo a parlare da ovviamente il quartiere di Porta del Foro, insomma, primi tre giorni di prove, stasera ancora dovete tirare, incoraggianti possiamo dire, no Gianni? Sì, incoraggianti soprattutto per il lavoro visto fare qui in piazza dai ragazzi, dai giovani, per i quali puntiamo molto, è il nostro obiettivo, come vedo un po' tutti i quartieri. Noi siamo un pochino indietro perché questa politica è stata decisa recentemente, ma insomma il lavoro di Petrognano ho visto che sta dando i suoi frutti. Ecco, è tornato a tirare anche Luca Veneri, che tra l'altro ha colpito anche il 5 in queste prove, no? Lui che in carriera non è mai riuscito a centrare il pomodoro, ecco, però insomma quanto può essere di stimolo anche per Mammuccini la presenza di Luca? Senti, là, indipendentemente dal punteggio, che naturalmente fa piacere a noi, perché l'anomalia vera è che lui non sia riuscito a farla, è incredibile, con le capacità, con la bravura che ha. E sì, è un compagno eccezionale per Stefano, sono riusciti a legare molto bene anche al di là della giostra o d'altro, e scherzano sempre, sono molto sereni, e la serenità di Luca vedo che è contagiosa anche nei confronti di Stefano. Ecco, più in generale, tu hai seguito un po' tutte le prove, ti chiedo qual è il borsino secondo te ad oggi dei quartieri, chi vedi leggermente favorito? Mi ha fatto molto piacere le dichiarazioni di capitani, di qualche rettore o d'altro, che ha rimesso anche noi nel lotto di quelli che possono vincere. Fare un borsino è difficilissimo, il livello cresce prova per prova, giostra per giostra, cambiano soggetti, cambiano cavalli, ma vedo che insomma la musica è sempre la stessa, sarà una grande giostra, come sempre.